No, sono convinto insomma, che c'è qualcosa di più complesso, nella, per esempio, nella, nella questione della famiglia oggi, che va situata in un contesto che alcuni studiosi chiamano proprio di, di mutamento antropologico. Allora, che, che, che cos'è? No? In che cosa si può pensare questo aspetto del mutamento antropologico? Per esempio... E il fatto che in, alcune, in alcuni paesi che, di cui parlava Grillini eh, il, il termine padre e madre viene abolito a favore di genitore 1 e genitore 2. Ecco, questo ritengo sia una questione antropologica, giuridica, psichica e ideologica. Nel senso che eh, non, non si tratta di una società conservatrice o che non tiene conto delle, de, del progetto verso il futuro. Sostituire e anzi abolire il termine padre, madre e figlio, che è, è il cardine antropologico, questo lo dicono gli studiosi di antropologia, uno dei cardini, cioè, su cui si fonda la differenza sessuale. E abolire questo io ritengo è problematico, problematico perché soprattutto a seconda un certo modo del, del, come si può dire, de, della società neoliberista in cui tutto è permesso a favore del consumismo di, di qualsiasi merce e prodotto, in cui tutto è possibile. E questo ma ha... Ma vuol del... dire lasciamo qualche paletto, non togliamo sì, tutti gli argini, cioè, perché togliamo ci sono anche de, la terminologia. Ma i principi simbolici, qui sì. non si tratta di dire è sbagliato e giusto, ma. Ma Una questione semantica, anche direi. Sì, sì, no, esatto: di, di riconoscere che ci sono dei principi simbolici tolti i quali eh, c'è come dire, una forma di nichilismo, no? Eh, già alcuni studiosi parlano della nostra società come la società tecno-nichilista. Io ritengo che eh, eh, aprire completamente anche alle nuove generazioni all'idea che tutto è possibile e che dunque se uno nasce uomo può diventare donna, se nasce donna sì. può diventare donna... Di una forma valori, di, 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 di distruzione, di autodistruzione.